Ci siamo risvegliati in un mondo distopico. Ne avevamo esplorati tanti prima, attraverso i film, i romanzi o i fumetti. Ma chi avrebbe mai immaginato questo stravolgimento delle nostre abitudini e della nostra socialità, con una conseguente sospensione economica così paralizzante? Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Sono diventate di uso comune parole come distanziamento sociale, zoonosi o pandemia. E da quando anche il termine lockdown ha fatto irruzione nelle nostre vite, non c'è stato più possibile organizzare viaggi o serate con gli amici o anche una semplice cena romantica fuori di casa. Siamo vicini al picco, dovete restare a casa, dipende solo ed esclusivamente tutto da voi. Altra frase ricorrente in questo periodo è quella che ci invita a lavarci spesso le mani. Questo gesto, per quanto già familiare, ora è divenuto una delle armi indispensabili nella lotta al coronavirus, che nella nostra nazione ha già mietuto migliaia di vittime in meno di 2 mesi. Non sappiamo fino a quando si protrarrà questa routine, fatta di risvegli ginnici imposti dalla clausura che sta quasi atrofizzando i nostri muscoli. Per ora continuiamo a consumare pasti a piccole, si fa per dire, ma frequenti dosi. Questa somministrazione degli alimenti così frazionata, oltre che a nutrirci, serve soprattutto a segmentare il tempo e rendere, almeno l'apparenza, più veloce il suo trascorrere tra quattro mura. Per la stessa ragione, chi prima era notoriamente incapace ai fornelli, ora si sta lentamente trasformando in uno chef stellato, e le motivazioni sono tante. C'è chi si adopera in cucina per impegnare i bambini nella creazione a più mani di una buonissima torta. Chi, stanco della solita vita in casa, lancia una sfida a se stesso e pensa: ne sarò capace. Chi, non potendo andare fuori a cena, mette in moto il suo istinto di sopravvivenza per soddisfare la sua golosità. E poi, vogliamo tralasciare la soddisfazione che si prova nell'affermare: questo l'ho fatto io. Quella che invece non stiamo più coltivando è la passione per lo shopping di capi d'abbigliamento, che del resto non potremmo neanche sfoggiare. Sono invece entrate a far parte del nostro vestiario gli immancabili guanti in lattice, divenuti obbligatori in tutti i negozi di generi alimentari, le mascherine di protezione e gli zaini per caricarci in spalla le provviste. Sì, perché ormai usciamo solo per comprare generi di prima necessità, approfittandone per prendere un po' d'aria fresca. Ma quanto è triste vedere la città, sempre bella, ma tanto, tanto deserta. Le ore pomeridiane sono quelle che dedichiamo all'ascolto dell'ultimo bollettino della Protezione Civile sui dati dei nuovi ammalati, guariti, deceduti, eccetera. E subito dopo iniziamo a fare conti, a elaborare grafici e statistiche come moderni aruspici che sperano di scorgere tra i numeri i segnali dell'allontanamento dal famigerato picco del contagio.
Nel frattempo abbiamo abbracciato il telelavoro, che ora chiamano smart working, forse per renderlo più figo agli occhi di chi lo pratica. Tanto poi l'intenzione è quella di fare almeno un lungometraggio all'anno e poi se ci riesco aggiunge uno o due cortometraggi. Certo, mo sta cosa ci ha un po' bloccato, però... E gli stessi strumenti tecnologici che ci consentono di lavorare da casa hanno anche una funzione più piacevole. Tramite questi, infatti, riusciamo ad unirci almeno virtualmente, ai parenti e agli amici, lontani da noi anche migliaia di chilometri. Che fate Pasquetta? Io mi metto solo la camicia e sotto le mutande alla laurea. Ma è quello? Guarda! Guarda questi guanti! I guanti! Ah! Ti è la conta! Ti è la conta! Ciao! Presente! Mauri, quante braccia ora devo mangiare secondo te? Minimo tre. Ne mangio una anche per te. Ci hanno imposto il distanziamento sociale, ma questa lontananza coattiva e il sacrificio di coloro che combattono in prima linea ci hanno fatto riscoprire il concetto di patria, sognando il giorno in cui torneremo a rianimare le piazze di questa grande e bella nazione. Per adesso dobbiamo solo restare a casa. Così ci hanno detto. Questa è una guerra.